Buongiorno e ben ritrovati con un nuovo appuntamento di di prima mattina, la rassegna stampa di Super J in cui andremo a sfogliare le pagine dei quotidiani Il Centro e il Messaggero. Il buongiorno da parte mia e da parte di Christian De Luca. in eh, regia oggi è sabato 22 luglio 2023 si celebra santa maria maddalena io vi ricordo anche l'appuntamento con a colazione questa mattina saremo a eh, bellante e parleremo con eh, gabriella luci di pressanti ovvero la nuova presidente presidentessa del rotary club eh, teramo ci faremo spiegare il suo progetto le sue idee per questo eh, anno che l'aspetta come eh, presidente di per questa importante. Carica. Ma andiamo subito con la rassegna stampa, partendo dal quotidiano Il Centro, con l'edizione di Pescara, la prima pagina, il titolo di apertura caldo record tante chiamate al 118 temperature fino a 42 gradi con la cgl abruzzo che interviene e dichiara troppi malori al lavoro per quanto riguarda le altre notizie marzia laurea alla memoria l'infermiera morì a 29 anni cerimonia all'ateneo dell'aquila era originaria di campli l'aggressione di chieti movida violenta bull Arrestato e di manoppello. La fotonotizia, addio al partigiano Alberto Danniballe, salvò 20 persone, lutto a spoltore, aveva 98 anni. Ancora la cronaca, schianto in motorino, grave 15enne, c'è Pagatti, il giovane operato d'urgenza dopo lo scontro, adesso è in rianimazione. Per quanto riguarda le altre notizie, sulla prima pagina del quotidiano Il Centro, sotto la testata, si parla delle pagine di carattere abruzzese nasce il campo largo del centro sinistra uniti per vincere verso le elezioni regionali e poi malore dopo la chemio Messina Denaro portato in ospedale nella notte all'Aquila ricovero Lampo per quanto riguarda lo sport Pescara Calcio Zeman sono rimasto per vincere il Boemo apre la nuova stagione l'obiettivo è la Serie B Pescara termina il bus nell'area di risulta via ai lavori mentre a Montesilvano serie di furti in spiaggia nei guai quattro ragazzini per le pagine inerenti la cultura nell'inserto l'Aquilone all'interno delle pagine il quotidiano Il Centro Liberty Festival quattro giorni a Pescara con Servillo Bosca e Fresi questo per la prima pagina dell'edizione di Pescara del quotidiano Il Centro andiamo all'edizione di Teramo con una notizia che in qualche modo c'è stata anticipata, anche se proprio non nello specifico e nel dettaglio, da Maurizio Formichetti, della referente della RCS Abruzzo. Si parla di sport in generale, ma anche e non solo, perché una tappa del Giro d'Italia arriverà ai Prati di Tivo, sarà l'evento Cludi, un piano da 4 milioni per rilanciare la. Montagna dunque ancora in Abruzzo la Corsa Rosa. Ancora le altre notizie. CGL in fabbrica troppi malori causati dal caldo. La denuncia che arriva, che troviamo nelle pagine dedicate all'Abruzzo. Altre notizie, scoperta finta impiegata delle poste a Castelli chiede soldi a un'attività per far avere rimborsi Covid, ma la truffa fallisce. Ancora per quanto riguarda la notizia che arriva da Giulianova, si allarga la zona dei 30 all'ora, il Comune estende il limite di velocità fino alla ferrovia, questo per quel che riguarda la sicurezza stradale. Martinsicuro, addio a Lina, storica cuoca della scuola dell'infanzia, mentre a Isola del Gran Sasso, meccanico di 37 anni, si arrende alla malattia. Per quanto riguarda invece sempre la cultura, l'inserto l'aquilone, qui si parla eh, degli appuntamenti, gli eventi che ci saranno a Roseto, Gabbani, Premiata Forneria Marconi e Albano, star dell'estate rosetana. Dalla pagina di Teramo passiamo a quella di Chieti Lanciano e Vasto, il titolo di Apertura Movida violenta, bullo arrestato. Ai domiciliari con il braccialetto elettronico, un diciottenne accusato di aggressioni. La fotonotizia: Dio Annadia, 39 anni, giovane madre e operatrice Cup Lanciano in lutto, dolore anche a Pescara. Due infermieri aggrediti in ospedale, notizia anche questa che arriva da Lanciano, pugni, schiaffi e morsi da un paziente in psichiatria, proteste del Nursind. Chieti, l'asilo nido va ai privati, interviene il sindaco Ferrara, è una conseguenza del dissesto, no dei sindacati, La, parliamo della scuola comunale di via Amiterno. Villa Santa Maria, scritta Dux ora Elite, su chi ha deciso la ripulitura. Mentre a San Salvo si parla di lavoro in un certo senso denso ferrie collettive ad agosto di 15 giorni. Per quanto riguarda la cultura, stasera a Lanciano la musica di Sparagna per la festa Mediterranea. Dalla pagina di Chieti, Lanciano e Vasto parliamo, passiamo a quella di L'Aquila, Avezzano e Sulmona. Hacker, l'ASL la ingaggia Severino, l'ex ministra, chiamata come avvocato per aiutare nell'indagine. Ricorderete l'attacco hacker di qualche settimana fa, di qualche mese fa, all'ASL dell'Aquila. Le altre notizie e Aquilana, la... Pubblic la PM che dà la caccia ai narcos. La Chioma è nell'antimafia di Palermo, suo il maxi sequestro di 5 tonnellate di droga. Ad Avezzano si parla del nuovo stadio, ecco il progetto, la società Biancoverde invia le carte per i lavori al Dei Marsi. Celano commercio in lutto per la morte di Aduccia, mentre a Sulmona la giostra sarà aperta dai romagnoli alluvionati. Per quanto riguarda le altre notizie, il Nunzio Apostolico Antonini svela l'antico legame tra Celano e l'Aquila. Questo per quanto riguarda il centro, abbiamo visto le prime pagine delle quattro edizioni che trovate oggi in edicola e noi dal quotidiano Il Centro ci trasferiamo al quotidiano Il Messaggero, edizione nazionale, ma con riferimento ovviamente all'Abruzzo. Il titolo di apertura migranti, il piano per il lavoro. Nel nuovo decreto flussi anche una quota di stranieri con ruoli di manager, imprenditori e artisti. Sono previsti 452.000 ingressi in tre anni per l'agricoltura e il turismo, ma ne servono il doppio. Ancora per quanto riguarda le altre notizie, martedì il Vertice si parla di smart working e cassa integrazione per il caldo record. Confindustria apre il governo accelera. Il caro voli e le low cost che cambiano, gioco a rialzo. La condanna della sanità senza LEP, e così l'autonomia fa crescere i divari. La commissione Cassese e ILEA sono sufficienti. Purgatori, esami interpretati male indagati i medici. Si parla della morte del famoso giornalista Andrea Purgatori, avvenuta in eh, settimana nell'inchiesta, due luminari di radiologia, i familiari curato per metastasi inesistenti. E poi arancia meccanica a casa Donnarumma, Parigi, rapina sciocca al portiere e alla fidanzata. Lui finisce in Ospedale, ancora le altre notizie soprattutto perché sulla prima pagina del quotidiano Il Messaggero seppur edizione nazionale c'è sempre spazio per un riferimento all'Abruzzo, si parla dell'Aquila, Messina Denaro in ospedale, pazienti in rivolta. Entriamo nelle pagine interne del quotidiano Il Messaggero, PNRR, Nodo Asilinido per la quarta rata, modifiche e pressing, corsa per incassare 16,5 miliardi di euro, il governo ha chiesto all'Unione Europea 10 ritocchi, obiettivo 260 mila posti per l'infanzia entro il 2026, ma i bandi vanno a rilento. Sulla realizzazione delle scuole materne pesano il caro materiali e ritardi in fase di selezione, tra i progetti che l'Italia chiede di rivedere anche gli studios di Cinecittà e 4.000 colonnine Green. E Bonomi che rivela rimodulazione giusta, il recovery era sbagliato, all'origine a parlare il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, la finalità deve essere quella di far crescere il PIL del paese, una parte degli investimenti deve essere utilizzata per finanziare progetti sulla transizione. La politica migratoria, flussi due terzi di ingressi per agricoltura e turismo, spazio al lavoro domestico e agli studenti, priorità ai paesi che fanno accordi con l'Italia. Ci sono 500 posti l'anno per immigrati di lusso, manager, imprenditori e artisti. Il governo punta ulteriori lavoratori oltre ai 452.000 previsti dalle quote, che valgono solo metà del fabbisogno. Il via alle richieste dei datori di lavoro 60-70 giorni dopo la pubblicazione del testo. Definitivo del decreto, ancora per quanto riguarda il quotidiano Il Messaggero, edizione nazionale tra Giorgia e Marini, caso chiuso al telefono, ci abbiamo riso su gli equilibri tra i partiti. La presidente di Fininvest si è dichiarata si è chiarita con Meloni dopo l'attacco ai PM di Firenze. Ho parlato da figlia. Basta speculazioni. La scelta di riaffermare un legame forte. Il senso di slime per lo spoil system e Zingaretti a capo della fondazione del Partito Democratico. Sanità, la scorciatoia sui LEP farà crescere ancora i divari, il comitato Cassese non servono tutele, ci sono già i livelli essenziali di assistenza. Ma in questi anni Lea non hanno impedito il peggioramento dei servizi. La revisione della parità scolastica, istituti privati finanziati dallo Stato. Ancora per quanto riguarda le altre notizie, il derby Renzi Calenda si sposta sugli alleati, caccia al 4% alle europee. Bonino Lombardo Cateno De Luca, i due leader corteggiano gli stessi soggetti. Dopo la rottura, azione Italia dei Valori, il rischio è quello di non superare il quorum. Al centro ci sono troppi galletti, farò io un'iniziativa unitaria, soglia di sbarramento da ridurre, parlare è Clemente Mastella. Lavoro agile e cassa integrazione per l'AFA, via libera su di Confindustria. Il governo accelera sull'emergenza, vertice martedì, poi decreto o protocollo. IMS e INAIL, la cassa integrazione è già prevista con 35 gradi di temperatura. E poi si parla anche del clima, impazzito perché il nord è devastato da burrasche e grandi, nel centro-sud resta nella mossa del caldo. Le previsioni del meteorologo fino ad agosto Roma permane l'afa e aumenta l'umidità. Gravissimo un uomo colpito da un fulmine a Verona, trombe d'aria e violenti temporali in Veneto e in Lombardia. Bombe sui silos di grano e Putin vuole vendere all'Africa i suoi cereali. Altri missili russi sulle strutture portuali ucraine per impedire la partenza delle navi. Il piano di Mosca è trasferire in Qatar le scorte e poi farle arrivare ai paesi poveri. Ha criticato la guerra in carcere il nazionalista che sosteneva il Cremlino. Spagna, popolari favoriti, ma incognita coalizione. Fejio parla di un governo senza Vox, in quel caso non avrebbe la maggioranza. L'uscente Sanchez spera ancora nella remontata con l'aiuto di Diaz. L'Unione Europea guarda con attenzione al voto di Madrid a meno di un anno dalle prossime elezioni europee. Dalle pagine nazionali ci trasferiamo a quelle abruzzesi del quotidiano il eh, Messaggero con eh, vediamo il titolo di apertura per quanto riguarda il eh, quotidiano il eh, Messaggero Uh, che eh, ovviamente tratta di uh, argomenti inerenti alla nostra regione, intelligenza artificiale per l'auto, l'Abruzzo inserito dal ministro Urso nell'intesa per realizzare componenti con l'IA Marsiglio, così l'automotive potrà crescere ancora coinvolta l'Università dell'Aquila. Il giudice alla ASL curate la ragazza autistica, eh, arriva il monito da parte dell'Aquila, eh, per quanto riguarda le altre notizie Messina Denaro ricoverato protestano gli altri pazienti, ospedale blindato per la presenza del boss dopo un malore, tante sono le polemiche. Francavilla, l'inchiesta, cimitero sequestrato, le ditte noi estranee. Ancora per quanto riguarda Pescara, la grande AFA, supercaldo, zona nell'aria, i livelli sotto osservazione. Regione, bilancio ok, ma preoccupa il debito delle partecipate. La Corte dei Conti approva il rendiconto. Il Presidente, piccoli dettagli da sistemare. Zesse, distretto della pasta, via alle prove di matrimonio. Il commissario Miccio incontra i titolari delle imprese interessati all'accordo. Sotto la testata, giorno e notte, Liber Liberty Festival, la rassegna dedicata a eh, D'Annunzio. E poi due notizie che arrivano da Pescara. In Aia, dipendenti delle piscine senza stipendio, scatta lo sciopero, mentre per quanto riguarda il calcio di Serie C interviene Zeman, che l'ha fatto in una conferenza stampa, Questo bene, la squadra parte per vincere. Entriamo nelle pagine interne, il quotidiano Il Messaggero edizione Abruzzo, auto sviluppo con l'intelligenza artificiale, il ministro Urso inserisce l'Abruzzo nel programma per produrre componenti e sistemi di guida. Autonoma, soddisfazione di Marsiglio, così l'automotive avrà un futuro. Nell'operazione viene coinvolta anche l'Università dell'Aquila. Novità decisiva nel momento in cui il settore vive un periodo di flessione e transizione. Centrosinistra, tutti riuniti al tavolo, per ora nessun veto si è discusso del perimetro della coalizione, ma non ancora delle candidature. E poi ancora per quanto riguarda il sostegno economico, ecco le borse di lavoro per chi è in difficoltà. La pagina che interessa Pescara, nuova Pescara, rischio commissario, tensioni senza fine al tavolo per la definizione dello statuto entro fine mese, il capoluogo teme lasse Montesilvano, spoltore. Il tempo corre, gli obiettivi da raggiungere restano lontani, Antonelli e Alessandrini, senza intesa, fusione e voto nel 2024, il documento va approvato a fine settembre, la valutazione finale spetta a Sospiri e a Marsiglio. E poi ancora morto a 98 anni il partigiano Danniballe, Alberto Danniballe di Spoltore Ferrovia, ZES e Fondi PNRR, così testa, rassicura, lance, Associazione Nazionale dei Comuni. Ozono sorvegliato speciale per effetto del gran caldo. Impennata registrata dalle centraline dell'ARTA, ma valori ancora nei limiti. I dati semestrali sull'inquinamento. Dionisio interviene e dice monitoraggio costante. Le polveri sottili non hanno superato i 35 sforamenti nell'arco di un anno in nessuna delle postazioni. La cronaca minaccia il vicino con una finta pistola, ragazzo ferito in un incidente in moto. Carabinieri in azione, più episodi nell'Interland di Pescara. Senza stipendio da tre mesi, la regione aiuti le Naiadi. Ancora per quanto riguarda le altre notizie, Pagina dell'Aquila e il boss di nuovo in ospedale protestano gli altri pazienti. Messina Denaro è ricoverato nella notte per un malore collegato alla chemioterapia. Intorno alle 10 è stato subito dimesso ma non si è riusciti a evitare i disagi. I parenti di alcuni malati affetti da analoga patologia hanno sottolineato la disparità di trattamento. Anche Isabella avrà le sue terapie, arriva l'ordinanza del Tribunale, la ragazza autistica e sua madre erano tornate dal Sudafrica ritenendo la città in grado di assicurare buone condizioni di vita. Tardga dedicata a Sergio Ramelli, botte e risposta tra Biondi e il Partito Democratico. Consiglio Comunale, nasce gruppo consigliare UDC Unione di Centro. Le Otto Montagne e dibattito con Alessandro Palmerini. Tra gli appuntamenti anche per i prossimi giorni. Il WWF fermate quelle motoraduno. In un esposto agli enti, gli ambientalisti chiedono se siano state espletate le procedure di valutazione di incidenza ambientale. L'arrivo è previsto alle 15.30 al ristoro mucciante e alle 18.30 il montaggio delle tende con a seguire grigliata e musica. Tradizione e innovazione allo scalco dell'Aquila. Dalla pagina dell'Aquila partiamo a. Quella che interessa la provincia, Aquilana, con Avezzano e Sulmona, comune, si consolida la svolta centrista, i volti nuovi e il loro ingresso a Palazzo di Città, ottimismo tra i consiglieri e gli assessori neonominati, confermati anche i delegati per le frazioni e quelli relativi alla protezione civile, le dichiarazioni e gli auguri del sindaco. Pietrasecca, un altro centauro ferito grave, parliamo di... Cronaca, mentre a Pescina è arrivata una lieta notizia partorisce su un lettino a Pescina ma mamma e figlia stanno bene alla Bolino dell'ospedale affidati lavori per 5 milioni si tratta di fondi ripescati grazie al PNRR rispetto a quanto stanziato dalla giunta regionale d'Alfonso dalla pagina dell'Aquila a quella di Chieti nido in di per 60 bimbi un anno di lavori al villaggio l'assessore Giammarino nascerà in un punto strategico dove mancano servizi. Il riccio e la volpe fida al comune, la CGL no all'affidamento esterno. Teatro rap, rap e concerti, gli eventi del weekend, Silvia Mezzanotte a San Salvo, Sfera e basta a Francavilla, Festival del Dubbio a Ortona. Cimitero di Francavilla sotto sequestro, nessuna irregolarità dalle due società. Libri di testo, non c'è stato il rimborso e arriva la protesta. La grande opera in attesa di Zalone, questa sera alle 21 alle Torri Montanare debutta l'Orchestra Sinfonica Internazionale diretta dal maestro Donato Renzetti. Transumanza in piazza Plebiscito con Mimmo Locasciulli, il sindaco dove c'era il degrado, abbiamo portato la musica. De Gregori e Venditti un successo pienone al Central Park di Lanciano, poi ricordiamo che il cantautore Francesco De Gregori è stato ancora colpito dal lutto per la scomparsa della moglie proprio nelle ultime... Eh, ore. Commercio le proposte di Ascomo su viabilità e turismo, siamo ad Ortona, mentre a Vasto, Pinqua, 900.000 euro per due spazi verdi. Dalle pagine di Chieti e Provincia a quelle di eh, Teramo, Rifiuti Team ha già raddoppiato l'utile. Primo anno di esercizio da quando la società è diventata completamente pubblica. Un avanzo di 170.000 euro. Rinnovato il parco mezzi per la raccolta della spazzatura si va verso la realizzazione del biodigestore già finanziato. Pubblicità sui social ma lavoro in nero. La finanza chiude un centro estetico, mentre la notizia che arriva da Castellalto si impicca in casa a 36 anni per una delusione d'amore. Sempre da Castelbasso, invece mostra dedicata a Enzo. Cucchi che sarà presente oggi, a, sarà inaugurata a Castelbasso alle ore 18. Giù il Tribunale nasce il polo scolastico, al via la grande operazione urbanistica che permetterà di realizzare la più importante struttura educativa della città. Resta il problema dei fascicoli giudiziari abbandonati che dovranno essere trasferiti in un ambiente idoneo. Interviene anche l'ex sindaco di Giulianova, Mastro Mauro, consiglio sul mercato, mentre eh, da Colonia Spiaggia si parla eh, del eh, eh, l'elettricista, che, che è venuto a mancare, folgorato in giardino. Il pubblico ministero apre un'inchiesta, nessuna autopsia sul corpo di Osvaldo Pistilli, perché le cause del decesso sono evidenti. Poste record nella consegna dei pacchi e-commerce. Pagine dello sport per quanto riguarda il quotidiano di messaggero edizione Abruzzese, Pescara, Zeman. Resto per vincere, il tecnico acquisto bene. Ora servono ragazzi svegli che vedano la porta dei carri. Puntiamo su Vergani, ma ce ne sono altri che ci piacciono. Il mister Boemo, questa squadra può divertire, la società sa cosa manca per completare la rosa. È intervenuto anche il patron Sebastiani, prepariamo un colpo alla Rafia che è andato al Lecce. In questa settimana Pescara che ha perso Rafia al Lecce e Lescano alla Triestina. Ancora le altre notizie. Chieti ha scelto i suoi portieri, parliamo del calcio di Serie D, atteso al raduno in sede il fuoricota Matteo Antignani che dovrebbe iniziare la preparazione con Vitiello e Serra. Tra i pali anche il giovane Bartolomei Maliceschi la prossima settimana via la campagna abbonamenti. L'Avezzano è iscritto, Pertosa una belva. Ovviamente si parla dell'Avezzano Calcio con doppio risvolto di mercato per l'arrivo del difensore Pertosa, ma anche sulla questione relativa all'iscrizione perché la Covisod nella giornata di mercoledì aveva bocciato l'iscrizione della Vezzano, ma la società marsicana poi ha risolto, ha presentato ricorso e nel, nello spazio di qualche ora verrà tutto risolto e messo a posto. Beach World Pescara non ha ammessa in addù, aveva comprato il titolo della Volta Mantovana ricorso. Parliamo di volley femminile. Ancora per quanto riguarda il basket, invece, Roseto Adriano Maretto, doppio salto di categoria, figlio d'arte, il fratello minore che gioca nelle giovanili del Pesaro. In Serie A è andato al Roseto 2020 che disputerà il campionato di B interregionale. La Nazionale Under-20 sfida Irlanda-Scozia, eh, l'Aquila allo Stadio Fattori, un triangolare da non perdere. Questo per quanto riguarda lo sport del quotidiano Il Messaggero, ma soprattutto per quanto riguarda questa edizione di prima mattina, che di fatto che si conclude eh, qui con la conclusione della rassegna stampa. Vi ricordo l'appuntamento alle 9 con colazione abbellante, parleremo del Rotary con la nuova Presidente, Presidentessa Gabriella Lucidi eh, Pressanti, vi ricordo anche i nostri spazi informativi alle 14 e alle ore 19, io ringrazio Cristian De Luca in eh, regia, di prima mattina torna puntualmente lunedì eh, mattina, grazie a voi tutti che ci avete seguito e buon fine settimana.